Allora, prego. Allora, dovete tenere purtroppo le mascherine perché non siamo distanziati a sufficienza. Vieni. Eccoci qua. Allora. Sì, ho capito, Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, anche della vostra attesa, è colpa mia perché abbiamo venerdì è giorno di giunta, quindi abbiamo voluto anche approfittare della presenza del Monsignor Cesare Nosiglia per allargare anche l'ambito dei nostri confronti, oltre a questo importantissimo lavoro di cui noi siamo molto orgogliosi e che presentiamo oggi, anche ad altri aspetti. Voi sapete che da Monsignor Nosiglia è arrivata una richiesta, un auspicio di poter convocare in via permanente un momento di confronto sull'embraco. Colgo questa occasione per dire che è stata accolta con grande favore, per cui noi nei prossimi giorni ci troveremo in modo permanente, proprio fin tanto che questa situazione così dolorosa e anche paradossale per certi versi non verrà, come dovrà essere, giustamente attenzionata da parte delle istituzioni competenti e soprattutto avviata ad una soluzione vera. Quindi questo ci ha fatto tardare qualche minuto, ma era molto importante, così come è molto importante il protocollo che noi firmiamo oggi, o meglio che oggi annunciamo e che verrà deliberato dalla Giunta regionale, e che per noi è molto importante per i suoi contenuti, sia sotto un profilo, se vogliamo, più ideale, più di valori religiosi in cui la nostra maggioranza, il nostro governo regionale si riconosce fermamente, ma anche sotto un profilo pratico, sociale, amministrativo, perché oggi noi riconosciamo istituzionalmente come Regione Piemonte lo specifico valore educativo degli oratori piemontesi. Esiste già una legge della nostra regione, una legge che è del 2002, se non ricordo male, la legge 26, che è una legge che è stata proprio approvata dal Consiglio regionale con la finalità di istituzionalizzare il ruolo degli oratori. Come tutte le cose è necessario però renderle sempre più attuali, modernizzarle, aggiornarle, e oggi noi con questo impegno aggiorniamo il nostro rapporto, confermando questo importante riconoscimento, ma anche e soprattutto dando dei contenuti concreti. L'occasione è arrivata dal Covid. Prima Monsignor Guido Gallese, che ringrazio per la presenza e per il lavoro, così come ringrazio l'assessore Caucino e l'assessore Marrone, che l'assessore Caucino è competente direttamente con il welfare, col sociale, alle materie che trattiamo nel protocollo. L'assessore Marrone ha anche competenze che invadono alcuni aspetti di queste materie, li ringrazio per il loro lavoro. Ebbene, parlando con Monsignor Gallese, si diceva il Covid ci ha portato anche qualche insegnamento. In questo caso specifico ci ha aiutato a lavorare insieme, perché la Conferenza Episcopale Italiana e il governo hanno lavorato con l'obiettivo delle linee guida per l'apertura dei centri estivi nei mesi scorsi, e parallelamente l'assessore Caucino, insieme e sotto la guida di Monsignor Nosiglia, che ringrazio, hanno lavorato col mondo degli oratori piemontesi, proprio per rendere attuali alle nostre esigenze regionali, con linee guida efficaci ma nello stesso tempo attuabili ed applicabili, l'attività degli oratori del nostro Piemonte, subito finalizzata ai centri estivi, perché i centri estivi sono stati adottati dalla Giunta, le linee guida, in due occasioni, la prima volta senza i pernottamenti e poi successivamente anche con i pernottamenti, ma soprattutto si sono messe le condizioni per cui, indipendentemente dai centri estivi, gli oratori potessero essere operativi. Si può dire che gli oratori hanno aperto prima delle scuole, ma perché in questa materia avevamo l'autonomia di poter agire a livello regionale, e io sono felice che lo abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto tutti insieme. Quindi il messaggio di oggi è: oratori aperti in sicurezza, oratori luogo di crescita, luogo educativo in cui la regione e le istituzioni si riconoscono, l'istituzione di un tavolo permanente, acronimo TOP, che è già bellissimo, e ringrazio Don Luca anche per
non so se è una sua invenzione o meno, però il termine top è un termine che evidentemente ci evoca l'obiettivo a cui puntiamo, che è quello di puntare in alto, il tavolo degli oratori piemontesi, che diventa il luogo in cui costantemente la Regione Piemonte e il mondo degli oratori piemontesi si incontra, si confronta e stabilisce le linee comuni. Ad iniziare dalla attuabilità di questa legge, che ormai ha qualche anno, dal 2002, che probabilmente andrà rivista, quindi in quella sede potranno esserci le proposte che poi l'assessore potrà trasferire insieme agli assessori Marrone, che ha i rapporti col Consiglio, al Consiglio regionale per eventuali modifiche, ma dall'altra parte anche per dare una stabilità economica a questo mondo, perché la legge sugli oratori esiste, ma le leggi devono essere dotate di gambe e le gambe sono le risorse che vengono inserite. Purtroppo negli anni passati la legge sugli oratori ha avuto sempre risorse date a fine anno, diciamo, quando, che impedivano poi una sorta di programmazione. Il nostro impegno è quello di dare una maggior stabilità per riuscire a garantire anche una prospettiva di lavoro comune, di lavoro importante. In più ci sono il tema delle risorse sull'estate. Le risorse sull'estate, io voglio ringraziare il governo perché ieri, nella giornata di ieri, sono stati assegnati i 9 milioni di euro che verranno dati ai comuni del Piemonte sulla base dell'istruttoria che l'assessorato regionale al welfare ha fatto, e quindi la regione ha predisposto questi elenchi e ieri sono state assegnate le risorse, a cui si aggiungono i 2 milioni di euro che sono fondi europei, quindi che hanno necessariamente purtroppo una strada diversa rispetto agli altri perché hanno una diversa modalità di rendicontazione, ma che sono proprio l'oggetto del primo punto all'ordine del giorno del TOP, cioè del tavolo che si riunisce per definire come usare queste risorse. Sono risorse che vanno ai comuni e poi dai comuni naturalmente a quelli che sono gli operatori, che possono essere gli oratori o le associazioni, i gruppi sportivi, le cooperative, a seconda delle varie realtà del nostro Piemonte. Questo in sintesi. Sono molto soddisfatto e voglio ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia per questo, ma per tutti questi mesi, e permettetemi di ringraziarlo ancora di più per quell'ostensione straordinaria della Sindone, perché è stato in un momento difficile per tutti i piemontesi, è stata la possibilità di risollevare con un'ottica di speranza il nostro animo. Io l'ho vissuta così, ma quando sentivo in giro, sentivo tra la gente, tanti l'hanno vissuta così. E quindi io la ringrazio e la ringrazio e chiudo, perché lei sa associare grande spiritualità a grande pragmaticità, perché ci vogliono entrambe le cose. Forse i santi sociali insegnavano proprio quello, no? Che bisogna saper pregare, ma bisogna credere anche saper operare, così come abbiamo operato insieme per la scrittura di questo protocollo, che è già operativo, che non è un libro dei sogni, è già operativo con chi fa che cosa, quando e con quali risorse. Quindi grazie, darei subito la parola a Monsignor Cesare Nosiglia per poi lasciare all'assessore e l'assessore a Monsignor Gallese magari entrare più nel merito dei contenuti dell'accordo. Ma il lavoro fatto insieme tra regione, responsabili vescovi, preti, laici della comunità regionale ecclesiale sugli oratori e anche le case estive di Campi, promossi da tante parrocchie, ha dato dei buoni frutti grazie a un confronto sereno e costruttivo che via via ha affrontato e condiviso i vari punti del protocollo che oggi presentiamo. È la prima volta che abbiamo un riferimento di questo genere. Un protocollo stabile, perché non è solo ecco adesso che questo top viene appunto illustrato, ma durerà perché abbiamo intenzione che diventi un punto di riferimento stabile anche per quanto riguarda il discorso degli oratori, no? Tra regione e conferenze episcopali. Per cui io ringrazio quanti si sono adoperati per raggiungere questo traguardo e dare la possibilità di riattivare gli oratori dopo diversi mesi che sono stati chiusi per noti motivi del coronavirus. L'estate, ragazzi, come abbiamo chiamato questa fase estiva, riprende dunque il suo percorso secondo modalità e norme ovviamente stabilite dalle disposizioni, ma con un particolare specifico indirizzo di fondo.
che ha salvaguardato la natura e le finalità proprie dell'oratorio rispetto ad altre iniziative promosse da enti e associazioni. Anche il budget finanziario stabilito è stato confermato, che abbiamo sentito, e questo è indubbiamente un beneficio importante, tenuto conto che il costo di quest'anno sarà certamente maggiore rispetto agli altri anni. Auspico e chiedo, in modo particolare per questo, che i comuni che saranno destinatari del budget non finanziario tengano conto della specificità e dell'importanza, ecco, degli oratori. Ovviamente terranno conto anche di tante altre associazioni e gruppi, ma con una speciale attenzione, perché gli oratori, come sappiamo, nella nostra tradizione rappresentano una realtà di prim'ordine dal punto di vista sociale e popolare, di primo piano, e rispondono alle esigenze concrete dei ragazzi e delle loro famiglie, ma soprattutto di quelli che non hanno la possibilità di permettersi una vacanza in centri estivi garantiti da spese non indifferenti. La scelta degli ultimi, anche in questo caso, resta determinante per i nostri oratori. Ecco, noi abbiamo attivato in questi mesi anche una formazione capillare online, molto partecipata, rivolta agli educatori, perché uno dei problemi che avevamo era appunto gli educatori, diciamo, e gli animatori di questo modo nuovo di concepire, di fare anche gli oratori. E questa formazione ci assicura sulla serietà e serenità anche del lavoro che si svolgerà. Il protocollo che come Vescovi e Regione abbiamo elaborato si impegna entrambi i soggetti a una collaborazione e sinergia condivisa. Il protocollo non vuole essere una predilezione rispetto ad altri enti che operano in questo ambito specifico, ma è un riconoscimento comunque di una realtà propria, stupenda, che è appunto quello dell'oratorio, di cui tutti sappiamo quanto sia importante e fondamentale la sua presenza nella nostra regione, nelle nostre comunità. No? Posso dire che i punti significativi che abbiamo stabilito insieme riguardano la sicurezza dei ragazzi e degli educatori, il rapporto con le famiglie, la responsabilità giuridica del soggetto che li promuove, la formazione degli animatori, come dicevo, e anche degli educatori, distinzione di grande importanza perché ci permette di usufruire degli adolescenti, anche oltre che degli adulti, valorizzando gli adolescenti, come gli altri anni facevamo, anche sul loro servizio che li educa al dono di sé e alla solidarietà. Ecco, voglio terminare semplicemente dicendo che credo che questo fatto sia veramente un fatto storico, se vogliamo dire tra virgolette, nel senso che c'era la legge, ma questa legge un po' si faceva, un po' non si faceva, e poi non era solo ovviamente per gli oratori, ma c'erano anche altri soggetti. No? Qui invece è specifico per gli oratori. E questo credo che sia molto importante, perché offre la possibilità di considerare questa realtà come una delle principali e fondamentali, che sostiene in modo chiaro e preciso l'educazione, la formazione dei ragazzi, che sostiene anche le necessità delle famiglie e della comunità. E tutto questo ovviamente va proprio anche a vantaggio poi di quella che può essere la crescita stessa dei nostri ragazzi nel nostro territorio. Grazie. Grazie a Monsignor Nosiglia. Adesso, ringraziando Don Luca Ramello e Don Stefano Votta, che sono poi quelli che con Chiara hanno scritto operativamente il protocollo, cedo la parola all'assessore Caucina. Grazie, Presidente. Io sono molto felice di essere qui, perché questo è un momento che va a in qualche modo suggellare un rapporto che si è instaurato in questi ultimi mesi, soprattutto con Don Luca, che è diventato un rapporto di grande collaborazione, di grande stima reciproca. Quindi sono davvero felice di suggellare questo momento attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intenti con la Regione Ecclesiastica Piemontese. Credo che il mondo oratoriale sia un mondo importantissimo che la Regione Piemonte conosce, ma che vuole approfondire e che vuole soprattutto seguire in modo assolutamente costante. Questa è la natura della nascita di questo TOP, di questo tavolo degli oratori piemontesi, e la Regione ha proprio la volontà di costantemente creare un dialogo con il mondo ecclesiastico piemontese, perché l'assiduità del confronto, l'assiduità del dialogo porterà sicuramente grande beneficio a chi? Ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che sono ovviamente l'obiettivo di tutti.
Credo che questo sia fondamentale. In questo protocollo c'è una frase a cui tengo particolarmente, che è questa: l'oratorio anche oggi si colloca sulle strade frequentate dai giovani per prendersi cura di loro. Questa per me è veramente una frase significativa, perché significa che l'oratorio è una realtà di prossimità, è una realtà di strada ed è fondamentale che sia così. Ho un progetto in mente a cui poi cercherò di dare gambe, a cui parlerò con Don Luca, perché credo che noi dobbiamo partire da lì, dalla strada in cui i bambini forse oggi dovrebbero stare di più, perché oggi i bambini sono troppo chiusi in casa e non parliamo poi del momento del lockdown in cui i bambini sono stati costretti nelle mura di casa troppo a lungo purtroppo, e ciò ha determinato anche dei disagi di natura emotiva e di natura psicologica per i nostri bambini. Ma io credo che i bambini debbano riappropriarsi un po' delle città, debbano riappropriarsi delle piazze, e credo che voi attraverso la vostra cultura cristiana e valoriale possiate aiutare la regione per un progetto che ho in mente e che oggi non voglio esprimere in modo capillare, ma che sicuramente metteremo in campo grazie anche a questo tavolo, che permetterà una continua e assidua interlocuzione. Quindi il vostro valore è certamente quello della popolarità, siete vicini al popolo e dovete rispondere attraverso ovviamente le istituzioni, questo ruolo sarà evidentemente più facile, più immediato, alle esigenze di tutti, poveri, ricchi, senza distinzione alcuna. Quindi io vi ringrazio ancora, credo che l'obiettivo di questo protocollo sia proprio quello di dare il via a un'interlocuzione il più trasparente e franca possibile, e credo che ciò si sia verificato e si stia verificando e si verificherà per i prossimi anni. Grazie. Sì, grazie Assessore. Adesso la parola a Monsignor Gallese, che ringrazio, che è tecnologicissimo lui, perché ha sempre le sue iPad, non perde mai un foglio mentre io li perdo da una riunione all'altra, e quindi lo ringrazio per il suo intervento e poi farei chiudere l'assessore Marrone più sul tema specifico legislativo della nuova legge. Prego. Grazie, un grazie di cuore alla Regione per questa interlocuzione così importante e per questa sensibilità su questo tema, che per noi è di grande, grande, grande importanza. Perché? Perché certi passaggi della vita sociale hanno una partenza molto lontana, dall'infanzia. E se non curiamo l'attenzione al momento dell'infanzia, in cui si costruiscono le relazioni sociali, dopo, per rincorrere i temi, dobbiamo spendere tanti soldi, tante energie, tanto impegno, troppo, spesso non ce la facciamo. E quindi questa attenzione io la trovo veramente fondamentale e strategica per il futuro del nostro Piemonte. Perché? Perché l'integrazione sociale, l'accoglienza delle persone diverse si costruisce attraverso un'attenzione da subito nello far stare insieme i ragazzi di qualsiasi ceto, di qualsiasi classe. Vuol dire che bisogna fare delle cose a prezzo bassissimo. Noi abbiamo una particolarità, che siamo basati moltissimo sul volontariato, questo ci rende un po' strani anche per tutte le legislazioni, per questo che abbiamo bisogno di un dialogo. Perché sennò poi non ci ritroviamo, siamo sempre fuori dello schema. E per cui questo momento ritengo che sia un momento veramente importante, ringrazio tantissimo per questo lavoro insieme e per tutto quello che verrà, che credo sarà molto proficuo. Grazie di cuore. Lo sai che ci sono degli oratori che hanno la bellezza del 60% di musulmani, ragazzi e altre religioni? È così, eh? E questo è un bene. La Marina di Milano. E questo è un bene. Adesso dire che sono aperto tutti. Certo. Maurizio Marrone. Maurizio Marrone lui si occupa nelle sue deleghe di aspetti importanti che riguardano la vita che c'è all'interno degli oratori. Per noi porta anche il valore aggiunto di essere torinese, perché la realtà di Torino ha una sua specificità che deve essere
affrontata da chi la conosce e la vive direttamente, e poi è molto importante perché ha un ruolo sulla nuova legge, cioè i rapporti col Consiglio e la delegificazione o la semplificazione normativa. Questa legge del 2002 andrebbe aggiornata insieme, quindi è un impegno che assumiamo con lui. Assolutamente, grazie al Presidente Cirio, e devo dire sono contento di poter portare, come diceva lui, un contributo da torinese, perché la mia consapevolezza parte anche negli anni di amministrazione comunale dal rendermi conto in prima persona che la funzione sociale degli oratori, che oggi riconosciamo in modo formale, ufficiale, con questo protocollo, è nelle periferie del capoluogo assolutamente insostituibile. Perché spesso in certi contesti che vivono maggiormente le tensioni sociali, la crisi economica, l'aggregazione portata dagli oratori, la trasmissione di valori, di solidarietà, di principi che spesso poi si accompagnano all'avviamento sportivo, che creano ponti di amicizia che durano spesso tutta la vita, sono il miglior antidoto all'odio sociale che in certi casi rischia di fare capolino nei momenti più drammatici della nostra storia. L'epidemia del Covid di sicuro ne ha rappresentato uno senza precedenti, ma io credo che nella notte di questa pandemia sulla nostra città le stelle di solidarietà concreta portata anche nell'assistenza ai più deboli, da un punto di vista anche di reddito, di sopravvivenza, che non si è mai fermata anche nei mesi di blocco, abbia brillato in modo ancora più riconoscibile e più visibile, dando quindi, come diceva giustamente il Presidente, un messaggio di speranza che spesso anche a livello morale, anche a livello spirituale, dà la forza di ripartire. E quindi davvero con felicità che prendiamo in mano questa sfida, perché sono sicuro troverà l'assoluta condivisione unanime del Consiglio regionale, proprio nella consapevolezza che bisogna dare ai giovani e continuare a dare ai giovani e ai più giovani l'alternativa alla strada, con tutti i pericoli che questa comporta, così come anche alla vacuità di certi luoghi di aggregazione, penso ai centri commerciali che poi non trasmettono nulla a livello di messaggio educativo. Invece gli oratori trasmettono, come è stato più volte ripetuto, mi piace sottolinearlo, principi che sono assolutamente coerenti con le radici cristiane della nostra comunità e che quindi riescono a dare quel senso anche di identità, di comunità, di inclusione, che spesso fanno la differenza in un contesto urbano come quello torinese. Per cui grazie ancora. Grazie, siamo in conclusione, se non ci sono, ci sono domande, ringrazio. Ah, prego, no, perché so che a mezzogiorno avete un'altra conferenza, non volevo. Prego Maria Chiara. Praticamente, tra parentesi, rispetto alla conferenza, Embraco è un caso talmente specifico, talmente emblematico, talmente inaccettabile, per certi versi paradossale, che secondo la riflessione di Sua Eccellenza Monsignor Nosiglia, che ringrazio, merita un tavolo permanente. Noi le crisi le affrontiamo tutti i giorni, abbiamo i tavoli ordinari presso l'assessorato, abbiamo gli incontri, diciamo, previsti istituzionalmente. Ma su questo tema specifico vogliamo provare a dare una risposta immediata, ma e portarlo sempre anche all'attenzione internazionale, perché qua dentro ci sono proprio tutti gli elementi di quello che non deve avvenire, che è il dimenticarsi dei problemi delle famiglie, che è il permettere a gente di venire a speculare sulla pelle delle persone. Non ci interessa dire di chi è la colpa, ci interessa portarlo come esempio perché non accada più. Grazie. Ci sono due aspetti, c'è una dotazione economica emergenziale che è l'estate, che ha 9 milioni di euro più 2 milioni di euro complessivi, non solo evidentemente per gli oratori, ma per il progetto Estate Ragazzi, di cui gli oratori sono una parte rilevante, perché sono l'Estate Ragazzi la fanno le associazioni, i gruppi sportivi, le cooperative e gli oratori, quindi la fetta oratori è coperta all'interno di questo. Questo però riguarda solo la specificità estiva, il nostro impegno è che annualmente questa legge possa avere una dotazione. Noi stiamo lavorando in piani triennali, perché se uno ha una dotazione triennale, il mondo degli oratori, se vuol fare anche un investimento all'interno della propria struttura, un investimento educativo, può farlo con la certezza di avere la triennalità, mentre in passato, ma non credo che fosse una cattiva volontà, però
quando si arriva a fine anno si prende quello che è avanzato, lo si mette lì. Questo vuol dire però impedire la programmazione. Senza programmazione viene meno proprio il ruolo, credo, di tutti. Abbiamo un'idea di quanti sono gli oratori? Don Stefano lo sa a memoria. Accreditati attualmente che lavorano sugli oratori estivi sono 53. No, sulla situazione dei centri estivi con il Covid. Sì. Se no sono più di 100, esclusi i salesiani, perché i salesiani ne hanno. Ne hanno tanti. Loro ne hanno. Insomma. Bene. Io ringrazio, concludo. Monsignor Nosilli ha ricordato che ci sono ragazzi poi di tutte le religioni che partecipano, ed è bello ricordarlo. E chiudo con una cosa che ho imparato quando facevo il parlamentare europeo. In una missione in Bosnia e Erzegovina abbiamo visitato un orfanotrofio gestito da una suora che si chiama Suor Cornelia, che lei ospitava i bambini che avevano perso i genitori nella guerra ed erano tutti musulmani. E lei mi ha detto questo, mi ha detto: noi dobbiamo rispettare tutti ma difendere il nostro. E io credo che questo sia un bel segnale, difendere il concetto in cui noi crediamo, che negli oratori si trasmettono valori educativi in cui questo governo regionale crede, però nel rispetto evidentemente di tutti. Grazie. Bene, grazie.